Quando è che devo dire a mio figlio che Babbo Natale non esiste? Fermati un attimo, ti sei già trovato in questa situazione? Cosa hai risposto? Se ancora non l'hai fatto, alla fine di questo video ti darò una mano io a rispondere. Ciao a tutti, io sono Antonio Viscardi e oggi parliamo di Babbo Natale. Ormai manca pochissimo a Natale e siamo tutti di corsa per cercare di trovare l'ultimo regalo. In TV passano ancora le pubblicità dei giocattoli e i vostri bambini avranno ormai già scritto la letterina a Babbo Natale. O forse no? Qui rispondiamo alla prima domanda che tutti i genitori si pongono. È giusto far credere ai nostri bambini che esiste Babbo Natale? Il mio parere da psicologo è sì. E ora vi spiego perché. Per prima cosa dobbiamo capire che per i nostri bambini è molto semplice pensare che un omone vestito di rosso su una slitta trainata da renne volanti possa portare in un'unica notte regali a tutti i bambini del mondo. Questo perché? Perché i nostri bambini fino ai 7 anni di età hanno un pensiero che è costruito nella quasi totalità sul concetto di animismo. Significa che tutto ciò che circonda il bambino è dotato di anima e sentimenti, proprio come prova il bimbo. Non è ancora a quest'età capace di distinguere quella che è la differenza tra la realtà e l'immaginazione e la finzione. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio. Se prima di andare a dormire vostro figlio lascia il suo sacchiotto sul letto e il giorno dopo lo trova per terra, non penserà semplicemente che è caduto dal letto, ma penserà che sia stato l'orsacchiotto stesso, con la sua volontà, a scendere piano piano dal letto per posizionarsi poi sul pavimento. Il pensiero magico per il bambino è molto importante perché assolve diverse funzioni. Per prima cosa, serve al bambino a spiegare ciò che vede, a dare un significato a ciò a cui assiste. Ovvero, attraverso il pensiero magico, proprio perché non ha ancora il pensiero logico dell'età adulta, riesce a dare una spiegazione a tutti gli eventi a cui assiste. Così succede che non abbiamo freddo perché c'è tanto vento, ma è il vento che, soffiando, vuole farci sentire freddo. Cambia, vero? Il secondo motivo è che il pensiero magico nel bambino infonde tranquillità e sicurezza. Per esempio, quando vostro figlio, camminando su un marciapiede o una piazza come questa, non vuole calpestare le linee che dividono le mattonelle, non lo fa per gioco, lo fa semplicemente perché si sta creando una mappa mentale di un ambiente che ha visto per la prima volta e questo lo renderà maggiormente sicuro quando lo incontrerà nuovamente. Far credere ai nostri bambini che esiste Babbo Natale non è un inganno, anzi è un modo per avvicinarci a loro, per conoscere il loro mondo, per parlare un linguaggio che possono comprendere e soprattutto così facendo non anticipiamo tappe che hanno bisogno di una lenta maturazione per avvenire, come quella appunto del pensiero logico. I bambini crescendo crederanno sempre meno a Babbo Natale perché acquisiranno la capacità di distinguere tra la realtà e la finzione. E veniamo quindi alla domanda delle domande. Quando è che devo dire a mio figlio che Babbo Natale non esiste? A questa domanda rispondiamo in studio perché inizia a fare veramente freddino. Eccoci di nuovo in studio, decisamente più caldo rispetto a fuori dove mi stavo congelando. Ho messo anche un camino finto qui dietro che richiama un po' il clima natalizio. Ma bando alle ciance, torniamo alla domanda iniziale di questo video. Quando è che devo dire a mio figlio che Babbo Natale non esiste?
Ci sono studi che dimostrano che per i bambini scoprire la verità su Babbo Natale non comporta nessuna sensazione di infelicità e nessuno smarrimento. Però ricorda, non devi essere tu a rompere l'incantesimo, devi aspettare che sia lui o lei a chiedertelo. Se ha 6-7 anni e te lo chiede, devi dirgli la verità. In questo modo saprà che potrà fidarsi di te. Tanto che Babbo Natale non esiste, prima o poi lo verrebbe a sapere.